Ben ritrovato, dottor Bertelli. Oggi parliamo di un argomento molto delicato che incuriosisce tantissimi, ovvero la prevenzione dentale. Dottore, innanzitutto cosa consiglia ai giovanissimi per la prevenzione? Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Dunque, la prevenzione è la base di partenza per il mantenimento più a lungo possibile dei nostri denti in bocca, che sono il patrimonio più grande che abbiamo per la nostra vita di relazione e per masticare e per sorridere. Quindi la prevenzione è la base e per attuare una corretta prevenzione è necessario sottoporsi a visite periodiche di controllo e a sedute di igiene professionale da uno specialista almeno ogni 6 mesi. Dottore, parlando di giovanissimi, a quale età bisognerebbe fare il primo controllo odontoiatrico? Dunque, il primo controllo odontoiatrico, bisogna dividere il primo controllo odontoiatrico tra età pediatrica e età adolescenziale. In età pediatrica il primo controllo di routine viene effettuato ai 3 anni, 3 anni e mezzo. Poi successivamente, dai 6 anni in poi, è bene portare i propri figli a un controllo semestrale dal dentista per al fine di individuare eventuali carie o eventuali inestetismi o patologie di crescita delle ossa mascellari. Cosa ci consiglia per prevenire, dei problemi odontoiatrici? Il consiglio principale è quello di seguire il proprio dentista di fiducia e sottoporsi a visite di controllo e soprattutto sedute di igiene orale professionale e ovviamente spazzolarsi i denti tutti i giorni. Prego, Grazie, dottore. grazie a voi.